Ora per Dusan Mandic che prova la conclusione sopra la testa e Gimmo Nicosia, Gianmarco Nicosia non può nulla, davvero una grande botta per Dusan Mandic, ma per gli appassionati della pallanuoto tutti conosciamo davvero le sue grandissime qualità, davvero un grandissimo giocatore. Può ripartire il Telimar con Luca Damonte per Andrija Vlahović. Del basso Damonte ancora per Giliberti. Damonte che prova il passaggio a Luca Marziali in posizione 1, ma davvero complicato per lui poter concretizzare. De subito il recco che si fionda davanti con Alessandro Velotto, anche lui giocatore del Settebello. Luongo su Giliberti, fallo semplice. Francesco Di Fulvio per Dusan Mandic. Fallo, non fischia l'arbitro, ancora palla a Luongo in posizione 4 che prova un tiro a schizzo a rimbalzare sul primo. Schizzo basso che trova impreparato Gimmo Nicosia, un tiro abbastanza complicato ed è gol. 4-2 a 6:56 dalla fine del secondo parziale, sta accelerando la Prorecco. Pronto a battere Luca Marziali. Del basso per Luca Damonte, doppio centro per il Telimar Palermo con Galeotto che rimane lì su Marziali, marcatura su Nicola Presciutti. Attenzione che adesso ritornano ed è chiaro che è complicato segnare da lì per il numero 2 bianco Maro Del Basso. Può ripartire la Prorecco con Dusan Mandic per Velotto. Si appresta ad andare al centro Nicola Presciutti, attenzione con Di Fulvio da solo in posizione 4 che tenta un tiro ma schizzo alto, non può impensierire Gimmo Nicosia. Riparte il Telimar con Mario Del Basso, Andrija Vlahović. Del Basso adesso una palla scaricata al centro per Marziali, ma è marcatura su Di Fulvio, distante sulla posizione dei 6 metri, recupera bene la Prorecco che adesso vediamo Marco Biac che schiera su, che passa Stefano Luongo. Adesso attenzione Di Fulvio in posizione 4, Dusan Mandic che prova ancora il tiro, ma è chiaro che nota a tutti la propensione al gol che ha il numero 3 Dusan Mandic. Ricordiamo un grandissimo campione, grandissima esperienza internazionale per lui, davvero un piacere. Come ha detto Andrea Giliberti in conferenza, è chiaro che è un onore tutti questi ragazzi palermitani, che alcuni di loro non hanno mai militato in A1, giocare contro questi campioni che, ricordiamo, hanno giocato la Champions League con grandissime prestazioni, maggiormente sullo Jug Dubrovnik, grandissima vittoria, grandissima squadra. Davvero un onore anche per me poter fare la telecronaca in questo match. Adesso attenzione Andrija Vlahović, Mario Del Basso in marcatura su Pietro Figlioli, il capitano della nazionale italiana di Sandro Campagna. Andrija Vlahović adesso può avanzare, si tira indietro a zona la Prorecco su Cicciolo Cascio. Luca Damonte, 4 secondi da giocare, prova il tiro, ma è chiaro che impensierire Marco Biac da quella distanza diventa davvero complicato. E può ripartire la Prorecco con Aaron Younger che scarica su
Gonzalo e Cenike. Subito palla a Matteo Icardi in marcatura di Gabriele Galiotto ed è gol! E gol di Matteo Icardi. Anche lui centroboa del Settebello su bel passaggio di Gonzalo Cenike. Trova impreparato Gabriele Galiotto ed è subito una girata che trova il gol. Il 6-2 a 5 minuti alla fine del secondo parziale. Andrea Vlahovic può subito ripartire per il 7 della Daura. Mario Del Bassi sul pressing di Gonzalo Cenike. In pressing Nicolò Ficari su Ciucciolo Cascio. Ancora Luca Damonte per Andrea Vlahovic. Palla al centro a Ciccio Cascio, davvero bravo a trovare questa espulsione ai danni di Nicolo Ficali, anche lui fa parte del Settebello. Quasi tutti fanno parte del Settebello, a parte qualche straniero che fa parte della nazionale rispettiva, come Aleksandar Ivović, che per me, ripeto, è il giocatore più forte al mondo in questo momento. Aleksandar Ivović del Montenegro. Prova il tiro Luca Damonte, ma parato da Marco Bijec. Adesso pari per la Prorecco, uomini pari. Difenderà uomini pari. Questo possesso di 20 secondi. Andrea Vlahovic subito perde il basso. Ancora sul pressing di Gonzalo Cenike. Andrea Vlahovic. Che cerca il passaggio a mano del basso. Viene anticipato da Stefano Luongo. Attenzione, un 3 contro 2 possibile. Espulsione di Andrea Vlahovic per aver stoppato un contropiede. Cerca subito contro le Cenike. Subito per Pietro Figlioli che trova il gol. Ed è il punteggio sul 7-2 a 3:50 dalla fine del secondo parziale. Palla conquistata. Ed è subito 3 contro 2. Qua Di Patti non poteva far nulla, avendo il vantaggio Pietro Figlioli su di lui. È chiaro che, ripeto, ricordo che le regole all'interno dei 6 metri, quando si ha un vantaggio all'interno dello specchio della porta senza avere un difensore davanti, è fallo da rigore, quindi qui Di Patti non tocca. È chiaro che Pietro Figlioli fa gol. Riparte il Telimar con Andrea Vlahovic al centro, Ciccio Cascio, marcatura su Aaron Younger. Ed è un'espulsione di Aaron Younger, che Ciccio Cascio riceve subito palla, prova il passaggio su Davide Occhione, ma brava la difesa della Prorecco a difendere. E può subito ripartire con Gonzalo Cenike, adesso Figlioli, vediamo. Fa fallo semplice su Pietro Figlioli, che non prova la conclusione, ma Gonzalo Cenike su Aleksandar Ivović, che prova il passaggio su Di Fulvio. Ancora Aleksandar Ivović, Di Fulvio copre e trova Aleksandar Ivović. Davvero un passaggio perfetto per Matteo Icardi, ma bravo Gimmo Nicosia a parare. Ricordiamo che Gimmo Nicosia è portiere anche lui della nazionale italiana, di grande prospettiva, dietro a Marco Dellungo. Riparte subito il Telemar con Fabrizio Di Patti. 12 secondi da giocare, ma un controfallo fischiato ai danni di Luca Damonte. Ed è ancora un possibile 3 contro 2 da giocare della Prorecco con Di Fulvio, che proverà probabilmente a concludere lui. E trova il gol! Trova il gol, lasciato in posizione 5 da solo. Facile per lui. Attenzione, un'azione procurata su un controfallo e quindi facile per la Prorecco cogliere impreparati i ragazzi del Telimar Palermo e portare un 3 contro 2 che porta il gol. Punteggio sull'8-2 a favore della Prorecco a 2:31 dalla fine del secondo parziale. Timeout fischiato dal tecnico del Telimar Palermo dopo il gol di Francesco Di Fulvio, Gubaldinetti, che ha fatto vedere grandi cose qui a Palermo,
Ricordiamo la prestazione sulla Pallanuoto Trieste del Telimar, vittoria davvero netta a favore dei concorrenti per la finale, per la Final Four. Subito il tecnico Gubaldinetti dice qualcosa ai suoi per giocare questa azione, numeri pari. Ricordo 2-31 alla fine del secondo parziale. Gimmo Nicosia per Andrea Giuliberti. Da Monte, Andrea Giuliberti fa un taglio verso posizione 5 per cercare di liberare il centro. De palla a Francesco Paolo Cascio, forse un po' corta da parte di Andro Vlavic, non può giocarla. Subito brava a recuperare difensore della Prorecco ed è Francesco Di Fulvio. Attenzione che prova una deviazione su Aleksandar Ivović, capitano della nazionale del Montenegro e capitano della Prorecco, grandissimo giocatore. Può ripartire Gimmo Nicosia, Andrea Vlavic. Cerca un'espulsione del basso su Dusan Mandic, ma niente da fare. Ancora al centro a sbattersi su Di Fulvio, Francesco Paolo Locascio. Prova Giliberti a 4, vediamo se prende un tiro del basso, ma bravissima la difesa della Prorecco a scalare. Non più schierata la formazione del Telimar, è semplice per loro poter ripartire. Ricordiamo contro chi stiamo giocando, sempre importante ricordarlo. Adesso un'espulsione di Francesco Paolo Cascio su Francesco Di Fulvio, miglior giocatore al mondo nominato, giocatore di grandissimo livello. Di Fulvio per Velotto, subito Di Fulvio ancora per Mandic. Velotto prova la deviazione al palo 5, passaggio da 2 a palo 5. Devo dire grande preparazione della Prorecco, che gira la palla fino a trovare Aleksandar Ivović a palo 5, che trova una deviazione, un tiro sul secondo palo. Davvero difficile per Gimmo Nicosia. Punteggio sul 9-2 per la formazione Prorecco. Punteggio di 2-2 alla fine del primo parziale ed è subito 7-2, scusate, in questo secondo parziale per la Prorecco. Può ripartire il Telimar con Luca Damonte. Marziali va al centro con Aleksandar Ivović, davvero un avversario ostico per lui. Prova un'entrata il tecnico Gubaldinetti per cercare di cambiare la marcatura al centro, ma rimane ferma zona. Non c'è posizionato nessuno del Telemar su 2 metri da posizione del lato buono e proverà Di Patti da posizione 2, ma Marco Biac para. Non è semplice giocare contro questi grandi campioni. Attenzione adesso, nessuno schierato al centro per il Telemar. Si avvicina Luca Marziali, ma Marziali con la del basso con la pare mano adesso per Damonte, che prova un passaggio al centro, ma non può coglierlo Luca. Marziali, attenzione, vuole un fallo da rigore Aleksandar Ivović su Luca Damonte, ma non arriva, gli arbitri non fischiano. Ritengo sia giusto non fischiare ed è punteggio sul 9-2 al fine del secondo parziale. Grande formazione quella del Prorecco, che si trova davvero 13 nazionali in questo momento. Ed ecco che può ripartire il gioco con il terzo parziale, 9-2 a favore della Prorecco.
Pietro Figliori per lo scatto, Riccardo Lodico per il Telemar Palermo, palla conquistata da Pietro Figlioli, scarica subito per Gonzalo Echenique, Aaron Younger, Gonzalo Echenique subito per Dusan Mandic, Matteo Icardi che proprio nella posizione si tira a zona il Telemar Palermo, ancora con Aaron Younger per Echenique che la restituisce, Dusan Mandic. Echenique, 2 secondi a giocare, è finita. Davvero grande zona del Telemar Palermo che non permette una conclusione ai campioni della Pro Recco. Può ripartire subito Luca Damonte. Per Andrea Vlaovic. Ancora Vlaovic. Al centro Luca Marziali, prova, lo dico, a 2 secondi alla fine, deve concludere, ma Marco Biac si fa trovare pronto lì in quella posizione. Difficile riuscire a impensierire un portiere del genere in queste conclusioni. Aaron Younger, Niccolò Figari, Pietro Figlioli. Gonzalo Echenique scarica al centro cercando la deviazione di Matteo Icardi, ma non la trova. Ed ancora una grandissima difesa di Luca Marziali del Telemar Palermo in generale, che si chiude dietro la zona e non concede il tiro ai campioni della Pro Recco. Subito Gimmo Nicosia che apre per Damonte. Prova subito Luca Marziali che proverà un tiro ed è gol! 9-3! Di Luca Marziali, lo becca Luca Damonte. Passaggio sui 5 metri. Senza fallo, Luca Marziali si alza e scarica una botta. Difficile per Marco Biac respingerla, infatti si scaglia in rete. Ed è 9-3 a 6 minuti e 12 dalla fine del terzo parziale, appena iniziato. Subito pronto il Recco con Presciutti, Velotto, Mandic, Ivovic, Di Fulvio e Luongo. Palla Ivovic. Giocatore di grande spessore, veramente. Ancora palla Ivovic. A zona subito il Telemar. Ancora Ivovic, che non prova conclusione ma cerca Di Fulvio, che cerca subito un passaggio al centro per Presciutti, ed è espulsione temporanea ai danni di Galioto. Uomo in più per la Pro Recco. Di Fulvio, Mandic, Velotto, Mandic che prova una conclusione a 4 metri dalla porta. Semplice per lui, siamo abituati bene dalle sue conclusioni, ma questa si scaglia sopra la traversa. Anche se non è di sicuramente Gimmo Nicosia, che ripeto, anche per lui, portiere di grande livello, l'ha dimostrato. Fallo su Lodico, danni di Mandic, palla Damonte, al centro Marziali, ed è subito espulsione per il numero 7, Nicolas Presciutti. Bravo Luca Marziali a procurarsi l'espulsione per i suoi. Si schiera il Telemar Palermo sul 4-2. Luca Damonte. Ed è ancora un'altra espulsione. Cercando di capire i danni di Alessandro Velotto. Marcatura troppo stretta sui pali per lui. Del basso da 4. Prova a scaricare a Vlaovic in posizione 3. Adesso attenzione Damonte che prova il tiro a schizzo sul primo palo. Ma para Marco Biac, si sente Gubaldinetti che sussurra al suo centro Luca Marziali di uscire ancora di più. Luca Damonte per Riccardo Lodico, ancora uomo in più per la formazione palermitana. Tiro deviato probabilmente da Dusan Mandic e lui in più è sprecato. Entra al pozzetto Gonzalo Cinica, davvero grandissimi cambi. Per la formazione della Pro Recco esce un campione e ne entra un altro. Sono
Adesso una espulsione, forse un po' esagerata, al danno di Andrea Vlahovic su Francesco Di Fulvio, che era stato bravo a andare in marcatura, a scalare per coprire il contropiede. Ed è espulsione a favore della Prorecco, Dusan Mandic, però due finte per Di Fulvio. Di Fulvio finta il tiro, ma la passa a Pietro Figlioli, che tira fuori, lungo sul secondo palo. Non sfiora neanche il palo, può ripartire Gimmo Nicosia. Cerca chi passare la palla. Andrea Vlahovic trova. Adesso Luca Damonte. Ancora un'espulsione di Stefano Longo che non permette di battere il fallo. Ed è subito time out chiamato dalla panchina di Mister Q. Baldinetti e uomo in più per portarsi sul meno 5. Riusciranno a concretizzare questo gol, si porteranno sul meno 5. Adesso anche Gabi Hernandez dà le proprie informazioni ai suoi per cercare di non prendere questo gol. Chiaro che il divario di queste due squadre è abbastanza netto, ognuno di loro vorrà dire la propria. Tutto da parte del Telemar di giocare contro questa grande squadra che, ripeto, reduce da un girone in Champions League in cui ha avuto solo vittorie, 12 a 10 sul Marsiglia, partita netta sullo Jug Dubrovnik. E adesso attenzione, subito può ripartire il Telimar Palermo con Andrea Vlahovic per Massimiliano Migliaccio. Scarica per Mario Del Basso. Finta un tiro è Damonte. Subito per Migliaccio. 1-4. Vlahovic. Ancora Damonte che prova la conclusione, ma Marco Biagi si fa trovare pronto. Davvero semplice per lui parare questa conclusione. Attenzione subito dall'attacco alla difesa su Dusan Mandic, Figlioli, ancora Dusan Mandic. Alexandro Ivovic sui 2 metri. Alexander Ivovic, capitano del Montenegro. Adesso palla 2 a Di Fulvio, che prova un passaggio al centro su Alexander Ivovic, ma bravo Migliaccio a recuperare. La difesa del Telemar è sempre molto organizzata, anche a dispetto della grandissima formazione della Prorecco. Sentono le urla di Gubaldinetti che richiama i suoi, che prova al centro. Passaggio sul Locascio, che anche lì si procura un'espulsione su Dusan Mandic, il numero 3, serbo. Grandissimo giocatore, uomo in più per il Telemar. Chiama Gubaldinetti alla panchina. Adesso palla Del Basso, Andrea Vlahovic, ancora Del Basso, che prova una deviazione al volo di Locascio, ma anche lì si fa trovare pronto Marco Biac, portiere della nazionale croata, che richiama Velotto per scaricare la palla. Ed è un'espulsione temporanea ai danni di Mario Del Basso. Si trova Gonzalo Echenique solo in posizione 1. Ed è subito gol. Davvero a volte sembra facile veder concretizzare questi giocatori, ma vi assicuro che si parla di una grandissima qualità. Non è semplice assolutamente giocare per il 7 palermitano, ma è chiaro che è un banco di prova per loro, perché è chiaro che la Prolecco conoscono tutti le loro grandissime potenzialità, le loro grandissime qualità, più che potenzialità, grandissime qualità. Ed è subito il Telemaco che riparte sul punteggio di 10-3 a 2 minuti e 06. Fine del terzo parziale, subito Andrea Vlahovic a marcare Francesco Di Fulvio. Vediamo un po' di confusione al centro per cercare di spodestare Alexander Ivovic dalla marchiatura del centro. Conoscendo tutte le sue qualità è chiaro che diventa complicato.
giocare con lui al centro. Prova da Monte un passaggio su Davide Occhione, ma non riesce. Passaggio un po' troppo lungo. Gonzalo Scenicche subito riparte sui due metri, che prova un passaggio su Aaron Younger, ma bravo Luca da Monte a recuperare. Anche lui, ripeto, convocato al collegiale nazionale di Sandro Campagna. Ed è ancora lui che si va a trovare pronto su un grandissimo recupero in difesa ai danni di Aaron Younger. Grandissima qualità. Ed è espulsione ai danni del numero 8, Gonzalo Echenique. Anche qui sbaglio un passaggio sull'uomo in più, su Occhione. Ma davvero bravo a recuperare Francesco Di Fulvio, il nostro prediletto della nazionale italiana. Così gioca sempre dal lato buono, dato di davvero un gran tiro. Davvero un grandissimo giocatore, di grande intelligenza. Scarica adesso per Alexander Ivovic. Mancano 5 secondi, vediamo se proverà un tiro o no. Scarica al centro, fallo semplice di Aaron Younger, ma è vicino. È dentro i 6 metri, quindi non può concludere. Infatti la formazione della Prorecco si riduce a un passaggio dietro. Palla subito conquistata per il Telimar Palermo. Luca da Monte subito per Cicciolo Cascio su Alexander Ivovic, ma bravo a subito a spostarsi a cercare la palla Alexander Ivovic, quindi solo un palo semplice. Attenzione a zona il Recco, palla Migliaccio in posizione 3. Subito Vlaovic chiama il tecnico Gubaldinetti, palla a Locascio, ma difficile impensierire la formazione della Prorecco. Attenzione Alexander Jovic che si lamenta per un colpo. Ed attenzione, subito un controfallo ai danni di Stefano Luongo. Subito il Telimar può cercare di concretizzare la superiorità in contropiede, ma Andrea Vlaovic prova un tiro a 2 secondi dalla fine del terzo parziale. Ed è palla recuperata dalla Prorecco. 10 per Prorecco, 3 per il Telimar Palermo, ultimo tempo da giocare. Si sono visti tanti, tantissimi progressi. Ma la Prorecco, che domina a livello europeo, internazionale da parecchi anni, gli manca forse la Champions League. Io, come penso tutti gli ascoltatori, auguro un grande percorso in Champions League per questa formazione, che comunque merita tanto, sia per i disponibili in campo, sia per le ambizioni che comunque questo club prova a portare avanti. Chiaramente riesce, poi è chiaro che in un torneo come la Champions League ci possono essere tanti fattori che dipendono. Adesso riparte il quarto tempo con Stefano Luongo e per la formazione bianca Davide Occhione, ma ancora Stefano Luongo a recuperare con molto anticipo. Aaron Younger per Gonzalo Cenicche. Può avanzare Aaron Younger, carica su e c'è Nick, ancora gli hanger di Fulvio che prova un passaggio al centro su Matteo Aicardi, punto di riferimento per la nostra nazionale insieme a Mike Bodega, gioca nel Barceloneta. Uomo in più per la Prorecco. Luongo scarica per Younger, adesso attenzione Mandic e c'è Nick in posizione 2. Adesso prova Mandic che proverà una conclusione, ma con la sua grandissima finta che conosco molto bene. L'ho visto fintare in queste posizioni davvero tante volte. È chiaro che da lì concedere 2 finte a un giocatore di questo calibro può chiaramente essere davvero, davvero, può fare davvero la differenza. Infatti è punteggio subito sull'11-3 a favore della Prorecco.
solo due gol nel primo tempo, terzo gol trovato dal Telemar Palermo. Allora Young era a mancare il centro, che adesso chiama, richiama subito i suoi compagni per la zona. Luca Damonte, Andrea Vlaovic, ancora Luca Damonte. Prova la conclusione, Luca Damonte, che è bravo a non prendere espulsione su Stefano Longo, che si era infilato sotto, ma ancora Marco Biac lì, para. Palla Ecenike, ancora Mandic per Ecenike, che prova al centro a Matteo Icardi, ma bravo ancora Luca Damonte a recuperare. Sulla zona di Gubaldinetti, che devo dire che ha creato tantissime difficoltà alle altre formazioni di Serie A1 che si disputano questo girone a 4 per andare poi a classificarsi per il girone a 4, cui sicuramente faranno parte Recco e Brescia, nonostante la positività di un giocatore dell'Ambrescia. Ci dispiace da parte di tutti, facciamo gli auguri di pronta guarigione da parte di tutti noi per il giocatore, che purtroppo è risultato positivo al Covid. La difficoltà di questo periodo storico chiaramente ben nota a tutti. Ma nonostante ciò non ci fermiamo, proviamo a dare comunque una spinta a questo campionato con i doverosi e chiaro dovuti controlli. Adesso attenzione ad Andrea Vlaovic, che può scaricare su Del Basso, che cerca un fallo semplice su Dusan Mandic, ma non arriva. Arriva adesso a due secondi allo scadere, proverà un tiro alla distanza, mano Del Basso, che può riconquistare il pallone dopo la deviazione dal braccio. Ripartono i 20 secondi, quando il tiro avviene al di sotto dei 20 secondi ripartono i 20 secondi, quando arriva al di sopra dei 20 secondi ripartono invece i 30 secondi, per ricordare un attimo le regole. Attenzione a Luca Damonte, che prova una palomba per cogliere impreparato Marco Biac, ma davvero davvero complicato, sempre pronto, reduce davvero da delle prestazioni incredibili in Champions League, per lui come per tanti altri suoi compagni. Prova a recuperare Marziali su Dusan Mandic, ma si fa trovare pronto Gimmo Nicosia. Non dimentichiamo le prestazioni eccellenti, davvero il futuro, spero, della nostra nazionale italiana, Gianmarco Nicosia, che difende i pali del Telemar Palermo, che adesso devia un tiro di Dusan Mandic indirizzato sul primo palo sui due metri, quindi ancora 20 secondi per la formazione della Prorecco per giocarsi questa azione. Adesso Aro Younger si tira indietro la zona, il Telemar Palermo in marcatura su Caleotto, su Matteo Icardi. Aro Younger che prova subito un passaggio al centro di Matteo Icardi, che con un uomo addosso, una beduina che scaglia la palla in rete. 4:46, con un gol di Matteo Icardi che sigla il 12-3 a favore della Prorecco. Qui Galeotto preparato su Matteo Icardi, forse poteva prendere un'espulsione per evitare il gol. Vediamo che adesso va a riposare Matteo Icardi. Può ripartire subito il Telemar con Andrea Vlaovic. Luca Damonte per Andrea Vlaovic, ancora scambiano la palla ai due. In marcatura su Locascio al centro, Alessandro Belotto. Possono marcare tutti in questa formazione. Adesso attenzione, un tiro di Mario Del Basso in marcatura su Gonzalo Ecenike, ma attraversa ed è fuori.
L'arbitro richiama Marco Biac perché doveva battere dal limite vicino al bordo. Subito attento a scaricare palla Gonzalo Cinica su Pietro Figlioli. Il centro è schierato Nicolas Presciotti. Gonzalo Cinica. Ed è un controfallo di Francesco Di Fulvio ai danni di Luca Damonte, che si procura questo controfallo. Attenzione, richiamano la palla agli arbitri. Vediamo cosa cerco di capire anch'io. Ed è uomini, no, ed è fallo semplice, quindi uomini pari per la Prorecco. Marca in pressing la Prorecco con Velotto su Ciccio Locascio. Provano a fargli lavare la palla da 5, ma non arriva subito. Provo Velotto a rigirare. Chiama a zona la Prorecco con Gonzalo Cinin, che va a fare il perno a 3 secondi dalla fine dei 30 secondi. Ed è proprio questo che vuole la Prorecco: cercare un tiro dalla distanza a 3 secondi, con chiaramente un portiere come Marco Biac in porta che para facilmente. Ancora un controfallo di Francesco Di Fulvio su Fabrizio Di Patti. 30 secondi a giocare per il Telemar Palermo, che dovranno cercare di gestire. Ed è un'espulsione ai danni di Alessandro Velotto. Francesco Paolo Locascio si procura un'espulsione ed è subito bravo a concretizzare su un passaggio di Davide Occhione, che lo trova subito sull'espulsione. Ancora tempo prima che i giocatori della Prorecco vadano a schierarsi per l'uomo in meno, che trova subito un tiro sul secondo palo, forse anche toccato il braccio, ma la palla si insacca in rete. Ed è 3 minuti e 15 alla fine dell'ultimo tempo di questo match, 12-4. Matteo Icardi scarica la palla per Pietro Figlioli. Dusan Mandic. Ed è un'espulsione procurata a favore di Francesco Di Fulvio. Davvero bravo a fare questo tipo di entrate, potrebbe davvero insegnarle. Ed è uno in più per la Prorecco. Gonzalo Cenica per Pietro Figlioli, vediamo se proverà la conclusione. Un tiro sopra la testa, una gran botta conosciuta per noi italiani, tifosi italiani. Una gran botta sopra la testa, la posizione 3, trova impreparato Gimmo Nicosia. Qua abbiamo visto un'espulsione a favore di Francesco Di Fulvio. Non c'è bisogno di dire nulla per lui, il suo valore lo conosce tutto il mondo. Miglior giocatore al mondo, nominato nel mondiale vinto dalla nazione italiana, lui assoluto protagonista della vittoria del mondiale. Ed attenzione subito Andrea Vlahovic, che prende fallo su Dusan Mandic. Luca Damonte cerca Mario Del Basso, ancora per Andrea Vlahovic, doppio centro per il Telemar Palermo. Ancora palla per Di Patti, che cerca Luca Marziale al centro, ma Pietro Figlioli si fa trovare pronto. Subito può ripartire la Prorecco. Entra innanzitutto Tommaso Negri, portiere ex Posillipo, che scarica subito su Cenic, che trova espulsione su Dusan Mandic. Gonzalo Cenic, uomo in più subito per il Telemar. Nel pozzetto Andrea Vlahovic. Gonzalo Cenic trova Figari, che subito cerca palo 6 con Matteo Icardi, che trova il gol. 14-4, Matteo Icardi, centroboa della nostra nazionale per tantissimi anni, purtroppo reduce da un brutto infortunio alla spalla, ma è ritornato
è tornato in nazionale anche dal torneo Freccia Rossa Cup, in questa Champions League con la Pro Recco. Farà parte sicuramente di questo torneo internazionale. Può ripartire subito il Telemar con Damonte del basso, riesce a conquistare palla, chiama pressing Pietro Figlioli che conquista il controfallo a danni di Luca Marziali. Aro Younger, attenzione, si avvicina, molto pericoloso, come dicevo, molto pericoloso lasciare lì un giocatore di questo calibro in posizione 3 sull'uomo in più. Schizzo lungo, davvero complicato per Gimmo Nicosia poter mettere una pezza come ha sempre fatto in queste ultime partite decisive. Punteggio sul 15-4, 1 minuto e 18 dalla fine dell'ultimo tempo. Le Olimpiadi da giocare quest'estate. La maggior parte della Pro Recco, i giocatori ne faranno parte, come è ovvio che sia. Scusate la ripetizione, ma davvero tanti campioni. Tanti campioni. Mario del basso, in pressing Nicolò Ficari che chiama subito zona su Luca Marziani, ma si attardano ad arrivare i suoi compagni della Pro Recco. Prova subito un passaggio ed si procura l'espulsione. Luca Marziali su Nicolò Ficari. Giuliberti in posizione 1 che scarica per Damonte. Ancora Giuliberti in posizione 1 per Luca Damonte. Prova Di Patti che prova la conclusione, trova impreparato Tommaso Negri, senza alcun tipo di preparazione specifica, prova un tiro azzardato Fabrizio Di Patti, che trova impreparato, ripeto, Tommaso Negri, fa gol, sigla il 5-15 in favore della formazione della Pro Recco, guidata da Gabi Hernandez. 40 secondi da giocare. Gonzalo Cenica chiedo che provano a gestire adesso la Pro Recco con 10 gol di scarto. Un controfallo ai danni di Di Fulvio su un'entrata di Di Fulvio, ai danni di Andrea Giliberti, bravo qui a procurarsi il controfallo. Prova a portare subito a profondità. Adesso attenzione a Marziali, si trova tanto distante, a 10 secondi alla fine. Si butta al centro Mario del Basso. Adesso un controfallo ai danni di Gonzalo Cenica. 5 secondi da giocare. 4, 3, 2, 1. Ed è qui che Dusan Mandžić pone fine alla partita senza bisogno di concludere. Punteggio sul 15-5 a favore dei grandi campioni della Pro Recco. Vi saluto e vi auguro un buon pomeriggio. Spero sia stato di vostro gradimento questo match. Ci vediamo alla prossima.